Ma questo sulla carta, poi sul ring potrà succedere di tutto. But the hook to the body, the right to the body, apparently he figures the wasp waist, a bump is... Ecco che cerca di accorciare la distanza. Gene Hatcher will go to the body mostly over the first seven rounds. That's his battle plan. He thinks he can hurt Bumpus there early, and then get him in the later rounds when he goes to the head. How wide does Bumpus go to the right hand stance when he's an actual legend? Qualche volta Bumpus si mette invece in guardia normale. È comunque un mancino. Ecco, vedete che cambia spesso guardia. È arrivato alla sinistra alla figura Gene Hatcher. Lo contra col jab destro Johnny Bumpus. This one has 15 rounds to go. We are in the first round. Delighted to bring you the Knight of Champions. Col destro Hatcher da lontano. In the first round. He hit him on the hip with that one. In this first round, Johnny Bumpus has given us much less foot movement than we expected. That may change, but he is standing in with Hatcher, a little bit of a surprise. Ancora buon uso del jab destro da parte del campione del mondo. Toccato con un destro alla figura, Bumpus reagisce con un sinistro. And it's it. That's his plan, obviously, to go to the body. He's a very good body puncher, and he feels that's his meal ticket this fight. And so far in the first round, it's proving out for him. Tenta una combinazione destro-sinistro, Bumpus. Sinistro e destro di Hatcher, che poi replica col sinistro. Tenta un montante sinistro Bumpus, si sottrae Hatcher, poi sinistro dritto di Bumpus a segno. Good puncher Bumpus now. A fairly good puncher, not a devastating one punch knockout artist though. Ecco, sempre nel tentativo di accorciare le distanze, Gene Hatcher. Sound, folks, but I can hear myself, so I assume you're there too. Okay, Hatcher trying to get Bumpus against the rope. Il destro di Hatcher alla punta del mento di Johnny Bumpus, mentre suona il gong della prima ripresa. Ripresa che si può forse aggiudicare allo sfidante Gene Hatcher. Secondo round. Bumpus discovered is that Hatcher has a stink right hand and can hurt him with it. That is usually the montante alla figura di Bumpus. Hit him with a right hand, but a lot of guys use a left hook to do it. Now, I think Hatcher would rather step outside the right foot of Bumpus and whack away with the left hook to the body and head, but the right is open for him, so he uses it. È con il destro che si battono i mancini, e appunto con il destro che è andato al segno Hatcher, che qui scivola, si sbilancia. Viene contato Gene Hatcher. Viene contato Gene Hatcher. La mia impressione è che si sia sbilanciato, anche se c'era stato un colpo di Bumpus. Bumpus, dato vuoto con un gancio destro Bumpus. Tra l'altro ho visto che Gene Hatcher non ha protestato, come fosse avrebbe dovuto, se effettivamente si fosse trattato soltanto di uno scivolone. Switches left to right, confused Hatcher. Now he's back to the lefty style. Bel sinistro di Bumpus, poi va a segno col sinistro Hatcher, che tenta combinazioni, serie a due mani. Bumpus, who is trained by one of the best men in the business, Georgie Fenton. Ecco il lavoro col jab destro di Johnny Bumpus. Poi sinistro, poi ancora il destro di Bumpus. This is the one. He's going to look great in. And we still ancora il sinistro del campione del mondo. This is made for him because Hatcher keeps coming in. But the Mad Dog has a good chin. Maybe a little bit. Entra finalmente Gene Hatcher nello sparamento dei colpi dell'avversario. Suona il gong della seconda ripresa, ripresa che si deve attribuire a Johnny Bumpus. That was a two-minute round. Ecco l'inizio della decima ripresa. Bianco does not have a vote in this fight. Carol campionato del mondo dei Welter Junior. Johnny Bumpus contro Gene Hatcher. Are the only ones
to contribute most of the fight. The three judges at the WBA ruling. He's still sticking him with that left hand. In the 10th round, Mad Dog Hatcher, a little bit behind by Al Bernstein's scorecard, has got to start crowding the man and making him bid for a championship. You don't get too many of these in a lifetime. Tenta di dare una maggiore consistenza, una maggiore determinazione ai suoi attacchi Gene Hatcher, ma non è la determinazione che gli manca, è naturalmente l'abilità schermistica per fronteggiare quella davvero notevole del campione del mondo. Ricordo ancora che Johnny Bumpus avrebbe dovuto rappresentare gli Stati Uniti alle Olimpiadi di Mosca, qualora non ci fosse stato il boicottaggio americano, e forse sarebbe stato più difficile in quell'occasione la conquista della medaglia d'oro da parte di Patrizio Oliva, che appunto si è proclamato campione olimpionico a Mosca. Trying to get it on the outside, but it's not getting there. Bumpus able to elude those punches. Such quick speed by Bumpus. Yeah, strange. He's very gangly looking, and because of that, you don't get an impression of speed. But he's up on his toes, and he can move. Amministra con eleganza la sua superiorità, Johnny Bumpus. Good left jab, good right cross, and probably on his way to the position very shortly. And that will be where we will get a better test, I think, of his ability to take a punch from the bigger man. Un largo sinistro di Hatcher, ma sono colpi piuttosto larghi, prevedibili. Tenta un montante sinistro Bumpus, non gli riesce. Remember that Bumpus comes from the Tacoma stables that produce Davy Armstrong, Sugar Ray Steele, Leo Randolph, Rocky Lockwood, good fighter. And added to that amateur tutelage by going down and training under Phil Jackson in Nashville, where he worked as a deputy. Prova ancora col sinistro, poi con un gancio destro Hatcher, ma riprende subito il controllo dell'azione Johnny Bumpus. One thing you want to notice about Bumpus. Richiamato per una spinta Johnny Bumpus dall'arbitro Lo Bianco. Un sinistro poi un destro alla figura di Hatcher. Un largo sinistro di Hatcher, poi un montante destro di Hatcher. Però reagisce molto bene Bumpus, che schiva di un soffio un destro che poteva essere pericoloso di Hatcher. Incredibile, incredibile! È suonato il gong, i due pugili hanno continuato a picchiarsi inutilmente, si è buttato in mezzo Johnny Lo Bianco! Lutura infuriato, con non si sa bene se con l'arbitro o con l'avversario del suo pugile. Incredibile, non avevo mai visto. Qualche volta succede che dopo il colpo del gong i pugili continuino a picchiarsi, questa volta però si è esagerato, non è valso neanche. Ecco qui riproposte le immagini, molto opportuno il replay. Ecco, vedete, ecco l'arbitro Lo Bianco, ma Gene Hatcher cerca di picchiare ancora. Si difende Johnny Bumpus, l'impressione che sia stato soprattutto Hatcher a continuare il combattimento. Comunque c'è stata un'appendice forse più interessante di quanto non era stata la decima ripresa, che Johnny Bumpus aveva controllato con relativa facilità. Ed ecco il gong del 11° round. Vediamo se si sono calmati nel minuto d'intervallo i bollori. Scambio durissimo di colpi. Johnny Bumpus rischia di farsi trascinare nella gazzarra da Gene Hatcher. È stato un attimo in questo sembrato quasi che Johnny Bumpus, per irridere il suo avversario, gli abbia indirizzato un bacio. Poi un largo destro di Gene Hatcher che lavora bene col sinistro. In questo tipo di combattimento si trova forse meglio lo sfidante, anche se i suoi colpi non sono molto precisi. Destro a sinistro di Johnny Bumpus. Right now, but he didn't make the most of it. He landed some good shots and started punching.
Nico Diaz, poi il destro, manca poi un altro destro Ginette. Molti problemi per l'arbitro Lo Bianco a controllare questo incontro. Sinistro e destro di Acker, i cui colpi per la verità fanno esplodere il Memorial di Zoglio più di quanto non mettono in difficoltà Johnny Bampus. Un altro destro di Acker, poi reagisce bene col sinistro Johnny Bampus, gancio destro di Bampus, poi sinistro di Bampus. Il sinistro di Acker e crolla al tappeto Johnny Bampus al tappeto. Il sinistro di Gene Acker si rialza il campione del mondo in gesto sulle sue gambe, colpo di scena incredibile. Attenzione, Gene Acker di destro di nuovo rotola per terra, poi va per terra Gene Acker sullo sfondo mentre si regge al tetto Johnny Bampus. Il destro, Johnny Bampus decisamente in difficoltà, cerca di aggrapparsi alle gambe dell'avversario, Lutuva ferma l'incontro, incredibile, Lutuva sul ring e Gene Acker è il nuovo campione del mondo, incredibile, colpo di scena, undicesima ripresa, un paternotto sul ring, Lutuva non si riesce a fermarlo, non si riesce a fermare il manager di Johnny Bampus. Johnny Bampus a sua volta forse si è ripreso, cerca di fischiare chiunque gli caccia a tiro. Scene incredibili, la polizia sul ring, ormai il verdetto è certo, Gene Acker ha battuto per KO tecnico all'undicesima ripresa Johnny Bampus, gli ha tolto il titolo mondiale dei Welter Junior. L'impressione è che il pubblico sia per accettare, abbia accettato bene il verdetto. Ecco qui riproposte le azioni, ecco il sinistro, questo è il sinistro di Gene Acker, un sinistro largo ma preciso che fa cadere con il viso rivolto al tappeto Johnny Bampus. Ecco riproposto lo stesso colpo da un'altra inquadratura, sempre il sinistro di Gene Acker, il crollo al tappeto.